Sì, la sconfitta ci può stare, sicuramente il più grande rammarico è le dimensioni che ha assunto la fine, perché penso che per 33-34 minuti abbiamo giocato una partita vera, seppur con degli handicap evidenti in alcuni contesti, però abbiamo giocato una partita vera e siamo stati in partita. Poi, ripeto, secondo me il momento dove abbiamo lasciato lì 3 o 4 conclusioni da sotto e siamo stati chirurgicamente puniti dall'altra parte ci ha tolto fiducia. E l'ha data a loro, quindi è chiaro che poi è diventato molto più difficile quando abbiamo perso un po' di fiducia e loro invece non sono entrati in fiducia. Ripeto, mi dispiace per il passivo perché poi abbiamo giocato la nostra partita, siamo una squadra giovane, quindi dobbiamo mettere in conto alcuni passaggi, però ci sono due numeri impietosi su tutti, insomma, la differenza rimbalzo dove ne hanno presi 20 più di noi e la valutazione dove è quasi doppia, quelli sono due dati. Sono due dati su cui riflettere in maniera importante, insomma, poi era la prima in campionato, non facciamo drammi, sicuramente abbiamo giocato una partita contro una squadra forte e lo ha dimostrato, così come ha dimostrato che la Supercoppa non conta, ma poi quando inizia il campionato è un'altra storia, ma non che mi aspettassi qualcosa di diverso. Dobbiamo crescere, non dobbiamo fare drammi, dobbiamo avere consapevolezza di cosa possiamo fare molto meglio e continuare a lavorare. Arriva subito un'altra partita importante contro una squadra forte, anche se oggi ha perso la Latina, e quindi sicuramente, ripeto, torniamo in palestra consapevoli delle tante cose che possiamo fare meglio, ma anche consapevoli che c'è il tempo per farlo e quindi adesso nessun dramma, tante cose evidenti su cui lavorare, torniamo in palestra a lavorare.